Buonasera a tutti. Proseguiamo la nostra carrellata dei segni zodiacali, ne abbiamo ancora tanti, per vedere come sarà in generale, ma soprattutto in amore, questo inverno. Allora, come sempre, estrarremo dalla nostra scatola il nuovo segno zodiacale. Io spero che esca il mio, però insomma, non so se uscirà. Comunque, insomma, lo vedremo subito. E vedremo a chi tocca. Intanto vi ricordo che siete sul canale Il Velero Senza Nome e chi vi sta parlando è Perla. Non mi dilungo con le altre cose, con le altre raccomandazioni che già sapete, e vediamo qual è il segno zodiacale che viene fuori per voi. Vediamo a chi tocca. Vediamo, mischiamo bene, mischiamo, mischiamo. Vediamo a chi tocca. Bilancia, tocca il segno della bilancia, quindi bilancine, bilancine del canale, tocca a voi. Adesso mettiamo già la nostra targhettina per i single, partiamo dai single, vediamo ovviamente se l'ho messo giusto e se si vede. Vediamo, non proprio, lo mettiamo un po' più in qua. Con la sua targhettina, eccola lì, adesso si vede abbastanza. Eccolo lì, si vede. Benissimo, vediamo per quanto riguarda gli amici single della bilancia, come andrà, in generale, ma soprattutto come andrà l'amore per gli amici single. Vediamo un attimino. Allora, partiamo con alcune carte per introdurre la stesa. Partiamo con queste carte dell'oracolo degli specchi e poi vedremo delle altre carte. Prendiamo un po' di carte di diverso tipo per vedere un po' come andrà per voi, single della bilancia. Vediamo. Prendiamo tre carte, vediamo come si apre la stesa, questa è dell'oracolo degli specchi, poi ne prendiamo qualche un'altra degli oracoli del cuore, vediamo anche questi, poi vediamo come possiamo collegare il tutto, poi ovviamente apriremo anche i nostri amici tarocchi, vediamo un po' cosa viene fuori per voi. Come sarà quest'inverno, amici della bilancia? Come sarà per voi questo inverno? Vediamo se il destino ci dà qualche messaggio. E vediamo. Allora, abbiamo la carta dell'evoluzione. La carta dell'esame, la carta dell'amicizia, la carta del flirt, un amoreggiamento, la carta della passione e la carta dell'amore, come possiamo dire, che va così tra alti e bassi. Allora, qua intanto partiamo dalla vita, diciamo, di tutti i giorni. Qui c'è un qualcosa, qualche progetto che voi avete cominciato da tanto tempo e che si sta pian piano evolvendo. Per realizzare questo vostro progetto dovete sostenere un qualcosa. Qua parla di un esame o qualcosa di similare, forse state facendo un corso o forse siete iscritti all'università. C'è un qualcosa. Può essere qualunque tipo di progetto, ma comunque c'è un qualcosa a cui voi state lavorando, a cui tenete molto, a cui voi state lavorando e che sperate si evolva per il meglio. Per far questo, però, avete molte persone accanto a voi che vi vogliono bene, diciamo che avete molti amici, un team, un gruppo di amici che vi stanno aiutando per realizzare questa cosa e a quanto pare, questa cosa pare che, insomma, potrebbe andare per il meglio, quindi potreste riuscire a realizzarla.
perché proprio è messa bene questa cosa che state facendo. Quindi diciamo che comunque in generale le cose vi stanno andando bene, sono belle carte. Qui però dal punto di vista amoroso c'è stato da poco, o avete conosciuto una persona da poco tempo, o la dovete conoscere, c'è un nuovo amore qua. Qua vi è uscita la carta del feretro perché inizialmente all'inizio, quando si è appena conosciuta una persona, c'è la prima parte del corteggiamento che viene detta appunto flirt, dove appunto ci si comincia a conoscere, si scherza, si ride così. Poi diciamo la cosa diventa più profonda, però all'inizio è così, no? Quando non sappiamo bene se la persona ci piace o non ci piace, allora quando la vediamo ci facciamo belle, cerchiamo di farci notare, quindi c'è magari il momento dello scherzo, no? Del flirtare, no? Cosa che secondo me avviene da entrambe le parti. Qui o questa persona l'avete conosciuta, appena conosciuta da poco, oppure la dovete conoscere. Però venite da una situazione amorosa un po' pesante, era un amore un po' irrequieto, nel senso che era un amore che andava insomma tra alti e bassi, sopravviveva, però vi faceva soffrire. Quindi diciamo che la vostra passata vita amorosa non è stata meravigliosa. Vediamo su questa nuova persona che dicono le carte, però. Che dicono le carte su questa persona nuova che o state per conoscere o avete conosciuto da poco, che ci dicono voi della bilancia single, che ci dicono le carte, che ci dicono carte delle streghe. Però la carta del 4 di denari, 6 di spade, 8 di bastoni. Questa persona che voi conoscerete non si abbandonerà subito tra le vostre braccia, è molto, molto chiusa, non si fida molto degli altri. La conoscerete durante un viaggio. È una persona che ha avuto delle esperienze un po' negative, che l'hanno resa un po' così, un po' chiusa, un po' che si fida poco delle persone che appena le conosce. Quindi ci metterete un po' a scaldare l'atmosfera, però alla fine riuscirete a conquistare questa persona. La conoscerete secondo me durante un viaggio o comunque in una situazione dove c'entra il lavoro. Questa persona non crede più nell'amore, ha deciso proprio, vedete questo 5 di denari in mezzo alla neve, questo albero in mezzo alla neve, si è aggrappato a ciò che di sicuro aveva, il lavoro, i soldi, la famiglia, però non vuole più pensare all'amore, ma dovrà rivedere i suoi piani, quanto pare, perché conoscerà voi se non l'avete già conosciuto. E quindi, se non l'avete già conosciuto, lo conoscerete durante una situazione, o un viaggio di lavoro o magari un viaggio per diporto. Vediamo come potrebbe evolversi dopo la situazione, però, perché qua comunque è uscita la carta della passione. Come potrebbe evolvere la situazione? Bene, mi esce il 6 di bastoni, quindi probabilmente alla fine riuscirete a sedurre quest'uomo perché, diciamo per così dire, avrete la meglio su di lui. Vediamo se possiamo sapere le iniziali di questa persona, quindi magari se l'avete già conosciuta potete vedere se effettivamente è quella che state frequentando, con cui magari state già flirtando per così dire. Abbiamo la S di Simone, la C di Christian, la M di Marco, la F di Fabrizio, la L di Luca, voglio darvi anche una vocale, la U. Un numero per voi, vi do il numero 39. 39 che potrebbe riguardare questa persona che conoscerete, eh? Magari un numero che ha a che fare con questa persona. Vedete un po' voi. Bene, spero in qualche modo di esservi stata utile e che in qualche cosa vi ha corrisposto. E noi, cari single della bilancia, spero che tutto ciò per voi si realizzi. Ci troveremo la prossima volta. Alla prossima.
Bene, passiamo adesso a chi aspetta un ritorno della bilancia. Adesso cambiamo un attimo le carte e vediamo. Perché aspetta un ritorno? Vediamo, adesso metto via e rifacciamo il tutto. Ovviamente chi ha visto la stessa per il singolo può anche, se vuole, guardare l'altra, non è vietato, c'è sempre magari qualcosa che può essere utile sapere. Vediamo per quanto riguarda chi aspetta un ritorno, un attimo che controlliamo. Ok, si vede benissimo. Allora, vediamo invece quelli di voi che aspettano un ritorno, che sono della bilancia, cosa accadrà? Che vorrebbero che la persona a cui non hanno mai, che non hanno mai dimenticato, tornasse da loro. Vediamo perché aspettano un ritorno, vediamo un po' con queste carte degli oracoli del cuore cosa ci dicono, vediamo perché sono magari più adatte per queste cose. Vediamo un po'. Carte degli oracoli del cuore, che ci dicono? Sentimenti romantici. Molto presto si avverrà quello che tu desideri. La carta della passione permette al tuo cuore di cantare con gioia. Esprimi il tuo amore. Attenzione alle bandiere rosse. Lascia che i tuoi amici ti aiutino. E qui voi questa persona non fate altro che pensare a questa persona, l'attendete con ansia. Siete proprio pervasi da un sentimento romantico verso questa persona. Non vedete l'ora che torni da voi. Quale carte vi dicono nel momento che questa persona, in cui rivedete queste persone, di esprimere quello che veramente avete nel cuore, di non tacergli nulla se veramente pensate a questa persona, ma di fare un po' di attenzione. Ora capiamo perché vi dice di fare attenzione con i tarocchi e poi vi dice appunto di confidarvi con i vostri amici. Gli amici, i nostri amici sono sicuramente adatti per ascoltare le nostre lagne amorose, no? Ovviamente quando non li chiamiamo alle 3 di notte, perché magari si possono anche un po' inquietare. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi su questa situazione di questa persona, perché è uscita la attenzione alle bandiere rosse, questa persona che tanto voi ancora amate, a cui tanto voi ancora pensate. Abbiamo l'imperatrice, la giustizia, il 5 di bastoni, il 4 di coppe, cavaliere di bastoni. Questa persona in questo momento non è tanto propensa per ritornare da voi, parlando dell'inverno, voi della bilancia. Qui vediamo che ci sono stati parecchie problematiche, conflitti. Poi questa persona è un po' una testa calda, una persona un po' immatura, un po' arrogante, che piglia e va, un po' impulsiva. E si è allontanato effettivamente con questo cavallo da voi, un po' bellicoso. Voi vi sentite molto insicure in effetti. Per questa persona avete paura effettivamente che non si faccia più vivo con voi. Lui comunque vi vede come un'imperatrice, quindi vi vede bene, ha ancora stima di voi, però è un po' ha un carattere un po' tosto. Diciamo che è una persona che le cose se le lega al dito, quindi anche per questo non si è fatto vivo con voi.
E quindi vi ha causato un'enorme insicurezza, un'enorme insicurezza. Vediamo che altro ci dicono le carte. Guardate, questa è uscita da sola. Ah, eccolo qua, è venuto fuori il nostro bel uomo. Viene dipinto dalle carte come un re di denari. Questa persona potrebbe essere un toro, una vergine o un capricorno, o avere l'ascendente in tale segno. Sicuramente è una persona che se la passa bene. Di solito il re di denari è un personaggio che fa un lavoro che ha a che fare col denaro, ma comunque di solito è una persona che ha già un lavoro oppure sta bene di famiglia. Però è un caratteraccio questa persona, comunque, un caratteraccio. Vediamo se comunque si rifarà vivo con voi. Abbiamo il 10 di denari, la morte. Quindi questa persona, nonostante tutto, vuole ricominciare. Vuole ricominciare e quindi sicuramente si rifarà vivo. Quest'inverno, sì. Vediamo però che cosa nella fattispecie farà. Poiché vi teme, diciamo, farà in modo che non sembri che si rifà vivo con voi proprio per questo, perché ancora vi pensa. Troverà una scusa, vi chiamerà, vi manderà un messaggio per vedere come reagite e poi in base alla vostra risposta vi chiederà un incontro. Non sarà una cosa immediata perché probabilmente teme che voi possiate rifiutarlo, forse è passato parecchio tempo, perché diciamo che in voi lui vede un qualcosa che non che gli è oscuro, qualcosa che voi magari che tenete nascosto, una parte di voi che gli tenete nascosta, perché probabilmente un po' teme che voi possiate non accoglierlo, però lo farà. Uomini o donne che voi siate, io per comodità parlo al femminile, lo farà, si paleserà. Anche se teme il vostro rifiuto, questo 10 a 1 che lo teme. Però le carte sono belle, vediamo come potrebbe evolversi questa cosa con questa persona. Oh, guardate, uscite il mondo, quindi le carte sono positive in questo senso. Vediamo qualche iniziale, così magari se vi corrisponde. Vi do la N, nome cognome, la C di Como, di Cristian, la M di Marco. Vediamo. La A di Alex, la L di Luca e la U di Ugo. Voglio darvi anche un numero, un bel numero, vediamo un numero bello che mi piace. Vi do il 63, potrebbe essere una data di nascita, un qualcosa che ha a che fare con voi, cucitelo su di voi. Volendo ve lo potete anche giocare, questo numero, questo 36, 63 o 36. Adesso giocarvi 36 e 63. È un bel lambo. Benissimo, io penso che un po' di dritte ve le ho date, spero che in qualche modo vi abbia corrisposto. Ovviamente se non vi ha corrisposto vuol dire che non era per voi e noi ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, ciao!